Ambiente, Parco regionale Maremma, sia l'adozione del piano integrato. L'aula approva a maggioranza con PD e Italia Viva, astenuti Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Violenza contro le donne. Il Consiglio regionale a favore dell'indirizzo di residenza fittizio. La raccomandazione è contenuta in una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle e sottoscritta da PD, Italia Viva, Lega e Fratelli d'Italia. Approvata all'unanimità anche un atto della Lega per una maggiore diffusione del numero antiviolenza e antistalking 1522 e del sito internet ufficiale collegato. Autorità Portuale Toscana, personale trasferito nel ruolo unico regionale, modificata la legge del 2012 a larga maggioranza di PD, Italia Viva e Lega e voto contrario di Movimento 5 Stelle e di astensione di Fratelli d'Italia. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato l'adozione del piano integrato per il Parco regionale della Maremma. Il provvedimento è passato con 18 voti a favore del Partito Democratico Italia Viva e l'astensione di Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Il piano integrato per il parco, come disciplinato dalla legge regionale, è lo strumento di attuazione delle finalità dello stesso e comprende in due sezioni distinte gli atti di pianificazione e quelli di programmazione. Le principali innovazioni del piano integrato sono più protezione attraverso l'incremento delle zone A, boschi da far diventare foreste, e zone B, conservazione delle aree agricole che includono gran parte della biodiversità, potenziamento degli assi di servizio e sviluppo delle porte di accesso periferiche come Talamone e Collecchio, mantenimento e conservazione di 11 km di spiaggia, proposta di ampliamento di 1.700 ettari a sud di Grosseto, in linea con l'indicazione europea per il 30% di aree protette. Il piano regionale di questo ente parco è un lavoro che ha richiesto diversi anni, è cominciato a giugno del 2019 e si è concluso praticamente ora, anche se ora si aprono i 60 giorni per quelle che sono le osservazioni che poi la Commissione dovrà in qualche modo verificare. E diciamo che ha una sezione che è una sezione di pianificazione, una sezione che è una sezione programmatrice. Nella pianificazione l'ente parco insiste su una vastità territoriale piuttosto importante, sono quasi 9.000 ettari di terreno, di territorio, e insiste su tre comuni, cioè Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello. Quindi ovviamente sono tante, diciamo, le istituzioni, le persone che sono interessate a questo piano. Per quanto riguarda il Parco della Maremma, si tratta dell'adozione di un importante strumento di programmazione e pianificazione di quell'ente, che è stato concertato con gli enti locali, cioè con i comuni, come abbiamo potuto verificare svolgendo i lavori della quarta commissione direttamente presso la sede del Parco della Maremma diverse settimane fa. Ovviamente si tratta di un'adozione, ci sono alcuni elementi che migliorano e probabilmente andranno a qualificare la promozione e la capacità del parco di produrre reddito, ci sono una serie di interventi sulle infrastrutture, ci sarà comunque il tempo per i cittadini, per le imprese e per le associazioni per fare le osservazioni, e quindi noi esprimiamo un parere, diciamo, esprimeremo un voto di astensione in attesa naturalmente di capire anche l'atteggiamento del territorio su questo strumento, di governo del territorio. Abbiamo colto quanto tutti i soggetti che in qualche modo partecipano della vita del Parco della Maremma ne determinano le decisioni, tutti gli enti comunali, provinciali che ovviamente ne fanno parte, hanno una comunità di intenti piuttosto marcata, che va di pari passo anche con una capacità in termini di bilancio che spesso si è distinta rispetto agli altri parchi di cui di solito siamo chiamati a discutere, penso alle Alpi Apuane e penso ovviamente al Parco Migliarino San Rossore. Nel caso del Parco della Maremma siamo parecchi passi più avanti e quindi anche il nostro approccio è un approccio positivo. Abbiamo però espresso un voto di astensione perché, essendo di fronte a un atto che al momento è esclusivamente adottato, ma avrà poi la fase delle osservazioni e poi quella dell'approvazione definitiva, ci è sembrato più corretto attendere questo, almeno l'ulteriore passaggio delle osservazioni, per capire bene se quelle che erano le nostre valutazioni sono effettivamente corrette o dovessero essere ulteriormente modificate per strada.
L'Aula del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, nella seduta del 6 dicembre, due atti a favore delle donne vittime di violenza. Nel primo, che è stato illustrato dalla prima firmataria Irene Galletti del Movimento 5 Stelle e sottoscritto anche da PD, Italia Viva, Lega e Fratelli d'Italia, l'attenzione è stata posta sul tema dell'indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di ogni forma di violenza e impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del Parlamento affinché venga introdotta una normativa a livello nazionale in relazione all'istituzione di un indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di ogni forma di violenza, al fine di tutelarne la sicurezza e la salute e garantire loro una residenza anagrafica con i diritti ad essa connessi. Il secondo atto, presentato dal gruppo della Lega, prevede l'impegno per la Giunta di promuovere la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, anche mediante il coinvolgimento della Commissione Pari Opportunità e dell'Associazionismo regionale. Si prevede l'avvio di un percorso per la maggiore diffusione del numero antiviolenza e antistalking 1522 del sito www.1522.eu e in ogni caso gli strumenti e dei mezzi necessari affinché i casi di violenza domestica siano segnalati, capiti e trattati con la dovuta tempestività. La tutela e la difesa delle donne vittime di ogni forma di violenza è un tema che ogni giorno merita la nostra attenzione, perché all'interno di quelle convenzioni e di quei protocolli che fanno sì che si possano tutelare appunto le vittime, è necessario fare attenzione a ogni singolo tassello. E ce n'è uno che può essere messo in campo dalle amministrazioni con questo strumento amministrativo che è appunto la residenza fittizia, che altro non è che un modo per permettere a queste persone di non essere identificate, localizzate da quelli che sono stati o che sono i loro aggressori. Per fare questo abbiamo chiesto che il Parlamento nazionale si adoperi perché riesca a fare una normativa quadro che metta in condizione tutti i comuni di poter costituire appunto questo che è un indirizzo fittizio, appunto non esistente, ma che sia in grado comunque di essere utilizzato dalla vittima, dalle donne, per poter adempiere a tutte le pratiche amministrative e burocratiche che necessitano appunto di un indirizzo, ma che non sia riconoscibile. Questo lo dobbiamo all'interno di questo percorso che anche la Regione Toscana ha fortemente voluto per cercare di far sì che la difesa delle donne, delle vittime, sia sempre più efficace e più effettiva. E questo deve avvenire a tutti i livelli istituzionali e soprattutto con la coesione di tutte le forze politiche, perché questa è una battaglia di civiltà. Abbiamo redatto un testo condiviso dove si dà una maggiore forza all'atto, ovvero impegnare il Parlamento a legiferare a livello nazionale nell'istituire un indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di violenza che magari hanno trovato il coraggio di denunciare e che sono magari in case rifugio piuttosto che in altri luoghi protette. Però sappiamo che è facile ottenere gli indirizzi se andiamo in qualunque anagrafe, per cui creare un indirizzo fittizio consente loro di avere una maggiore tutela, una maggiore protezione e di essere più difficilmente rintracciabili. Per cui insomma, sono anche soddisfatta perché ha trovato l'unanimità dell'intero Consiglio regionale ed è un altro piccolo passo, un altro piccolo tassello nella rete di protezione appunto per le donne vittime di violenza. Siamo in un periodo in cui siamo particolarmente scossi da fatti brutali e sanguinosi che non si fermano. Però quelli di cui parliamo più spesso sono appunto i femminicidi, che è l'estremità assoluta di quello che accade. Ci sono tante donne che subiscono quotidianamente violenza a tutti i livelli e in più occasioni, e quindi dar tutela anche a loro prima di arrivare ad una degenerazione del problema credo sia di assoluta importanza. Questa è un'esperienza che in alcune realtà della Toscana già esiste, ho avuto modo di affrontare anche in maniera molto silenziosa, diciamo dietro un'apparente normalità, alcune situazioni simili anche nel territorio toscano, sono delle esperienze diffuse che già esistono, è evidente che le donne che subiscono la violenza devono avere tutta una serie di garanzie, di tutele nel momento in cui vanno a denunciare una violenza subita, anche una presunta violenza che potrebbe verificarsi e come tale hanno necessità di una copertura, hanno necessità di un'abitazione che le consente di fare una viva vita anche in un anonimato ma in sicurezza e nel contempo ricordo anche le iniziative che avevamo fatto in passato rispetto anche a delle opportunità di lavoro che si devono determinare non soltanto nella cooperazione sociale ma anche nel sistema pubblico, quindi tutta una serie di misure che devono accompagnare quello che questa settimana ci stiamo dicendo ma che poi necessita di atti e misure concrete.
Il personale dell'autorità portuale regionale, APR, sarà trasferito nel ruolo unico regionale per garantire la piena funzionalità dell'ente dipendente della regione, preso atto dei limiti di assunzione vigenti per APR che non consentono la piena copertura della dotazione organica. La nuova legge regionale è stata approvata a larga maggioranza, con 23 voti favorevoli di PD, Italia Viva e Lega, 2 voti contrari del Movimento 5 Stelle e 5 voti di astensione di Fratelli d'Italia. Il trasferimento si legge nel dispositivo illustrato all'Aula dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio Giacomo Bugliani, avviene a invarianza di spesa entro i limiti vigenti della capacità di assunzione della Regione. Parallelamente viene ridotto il contributo di funzionamento annuale destinato all'autorità nella misura corrispondente ai costi del personale trasferito. La scelta del Consiglio regionale è stata quella di trasferire il personale attualmente in dotazione dell'autorità portuale regionale al ruolo generale della Regione Toscana, con tutti gli adempimenti conseguenti che da questo derivano, compreso il trasferimento del fondo del salario accessorio dall'autorità portuale regionale a quello della Regione Toscana. Si tratta quindi di un atto importante che vuole modificare l'attuale assetto del personale dell'autorità portuale, fatto essenzialmente da dipendenti propri e da soggetti in distacco, in comando da parte di altri enti, con personale che direttamente è riconducibile alla Regione Toscana. Un'altra significativa modifica che con questa legge si fa alla struttura dell'autorità portuale è il riconoscimento del ruolo del suo segretario generale, che viene individuato quale organo dell'autorità portuale e anche quale rappresentante legale della stessa. Non abbiamo votato a favore perché c'è un passaggio che non ci convince, che è quello che va a trasformare la figura del segretario generale in un ente interno all'autorità portuale. Siccome il segretario generale è una figura che continua a mantenere un rapporto di lavoro con l'autorità portuale, che a nostro modo di vedere è molto simile a un rapporto di lavoro subordinato, ci lascia il dubbio una figura che al tempo stesso sia ente dell'autorità, ma continui a svolgere un lavoro da subordinato. È una singolarità, in nessun'altra autorità simile avviene una roba del genere. Nelle autorità portuali nazionali addirittura c'è la doppia figura. Esiste la figura del presidente dell'autorità, che è organo, ente dell'autorità, e c'è la figura del segretario generale, che è un lavoratore esterno. Il gruppo della Lega, in modo coerente con quello che ha sempre sostenuto, ha votato positivamente l'atto che riguarda il personale dell'autorità portuale e la figura del segretario dell'autorità portuale, che è particolarmente importante, ma allo stesso modo abbiamo colto l'occasione per evidenziare alcuni elementi di contraddizione. Il primo è che a fronte di un voto importante, che raccoglie anche il voto positivo della Lega su un atto come quello che abbiamo discusso oggi in Consiglio regionale, abbiamo un'autorità portuale che è ancora in fase di stallo, perché ha un commissario che ancora non è segretario. E questo succede perché continua a essere in atto una contrapposizione fra la Regione Toscana guidata dal PD e il Comune di Viareggio guidato dalla ex PD. E peraltro all'orizzonte non ci sono buone notizie, perché c'è un contenzioso pendente, perché se ne parlerà casomai a metà di gennaio, e quindi questo ci sembra un elemento di contraddizione.